L'associazione La Terra nel Cuore nasce grazie a Brunetto. Dalla sua partenza all'età di due anni e mezzo è fiorita la consapevolezza che nulla finisce ma che tutto è vita. Basta ascoltare il proprio cuore per crescere nell'amore. Ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Carta della Terra, all'Agenda 2030 dell'ONU, ai Principi dell'Economia Circolare e alla Costituzione italiana, l'associazione La Terra nel Cuore opera per il bene e il progresso della comunità umana. Amiche e amici, bentrovati a questa nuova puntata di Eco Logico, i nostri dialoghi sulla natura in compagnia dell'ecoprofessore Carlo Baroncelli. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. buonasera. Eh, le nostre trasmissioni hanno molto a che fare con la natura ovviamente perché sono dialoghi sulla natura e ogni volta eh, prendiamo a, a metafora, a simbolo un animale per raccontare un concetto ecologico. Eh, oggi vogliamo parlare del concetto ampio di salto di specie eh, e prendiamo ad esempio e a simbolo il pipistrello che è un animale che fa un po' paura, professore. Sì, assolutamente. Diciamo che purtroppo, sopra, purtroppo, e poi vedremo anche perché, eh, soprattutto nel mondo occidentale, non ha una grande, fama. non ispira molta simpatia, non ha una grande fama, anzi. È preso un po' a simbolo un po' di spauracchio, ecco, di essere delle tenebre, portatore di sventura. Tutti ne hanno molta paura in gran parte. Insomma, certo, poi ci sono se un leggende: entra in casa, allora... <ride> leggende se mi fa. Se mi fa pipì sui capelli sì, mi brucia. Assolutamente, la cute. assolutamente tutti dei, dei falsi ovviamente oppure che, che appunto succhia il sangue alle persone oppure si attacca ai capelli appunto come dicevi ma sono tutte cose che assolutamente, cioè se un pipistrello vi entra in casa eh, aprite un po' le finestre vedrete che piano piano poi lui trova la via di uscita insomma, ecco. e scappa, scapperà sicuramente scappa. <ride> a gambe levate esatto, esatto. ad aggravare questa posizione diciamo non, di, di cattiva fama eh, recentemente il pipistrello è stato anche accusato di essere un portatore di covid. Esatto, sì. Purtroppo la situazione in cui stiamo vivendo è molto, molto seria e molto dolorosa, però eh, diciamo che Sicuramente questi virus, coronavirus, eccetera, prosperano diciamo in molti di questi eh, chirotteri, come si chiamano, la famiglia a cui appartengono i pipistrelli. Sono un po' dei serbatoi, come si dice, dei serbatoi naturali. Tra l'altro sono allo studio proprio dei ricercatori questi pipistrelli per capire come mai loro non risentano di queste infezioni virali, perché sembra che abbiano un sistema immunitario eh, molto potente, quindi sono allo studio anche per questo, ecco. Però quello che mi premeva dire era che questo, eh, questo stigma di untore che è stato dato al pipistrello in questo caso non ha molti fondamenti. Perché diciamo, non ecco. ha molti fondamenti? Senso, Perché la rondine della notte, come viene esatto. definita, non ha attinenza con il covid o comunque non ha colpe? Ecco, non ha colpe, io mi piace dire, il pipistrello non ha colpe, è l'uomo eventualmente che ha colpe, nel senso che eh, è pur vero, come dicevo prima, che eh, i pipistrelli ospitano, sono serbatoi naturali di, di coronavirus, però diciamo che non sono degli untori, ma la possibilità del cosiddetto salto di specie, di cui anche... Io, Ormai è venuto un termine che è venuto un po' alla luce dei media, insomma, questo termine, cioè i virus possono passare da una specie all'altra, è stata un po' innescata anche da dei comportamenti dannosi dell'uomo. Eh, per per, esempio, es per esempio, la riduzione habit degli habitat di questi pipistrelli. Perché dove che, abitano che i pipistrelli? Loro abitano ovviamente in grotte, in anfratti eh, molto spesso anche in manufatti umani abbandonati eh, la O oh, anche ovviamente. nelle stalle. O nelle stalle certo. Tempo fa professore andava di moda avere queste casette dei, dei pipistrelli, installarle sì, sì, vicino sì. a casa ma non troppo vicino perché comunque sono animali che si spaventano eh, a contatto sì, con l'uomo. Per aiutare proprio questi piccoli animaletti a trovare un rifugio, perché appunto i cambiamenti climatici eh, hanno portato a una riduzione drastica del, degli ambienti possibili e degli habitat per questi piccoli organismi, oltre al loro commercio anche. Perché a vengono loro, venduti? Vengono commerciati e venduti e la, la loro presenza per esempio sui cosiddetti eh, mercati, wet market, soprattutto in Oriente, crea le condizioni affinché possa esserci questo salto di specie, ma diciamo la colpa non è dei pipistrelli, è di una eh, cattiva eh, gestione eh, del rapporto tra l'uomo e la natura, in, riducendo appunto sia ambi gli, gli ambienti, gli spazi e favorendo la vicinanza di specie che normalmente non sono mai state vicine. Mm. Quindi chiaramente si aumenta la probabilità di questi salti di specie. Perché sono portatori di virus e, e, non so, e sono immuni invece a questi virus? Eh, questo è, è un, le ricerche sono ancora aperte, nel senso si sta proprio studiando da anni il perché. Sicuramente si è capito che hanno un sistema immunitario molto più eh, performante. performante e tra l'altro si è anche scoperto che la loro temperatura eh, normale, la temperatura corporea in volo è di circa 40 gradi. Altissima. Altissima. E, e sembra che anche questa eh, contribuisca, contribuisca a, a renderli resistenti, diciamo, nei confronti di questi. Diciamo, Chiamiamoli organismi, anche se, anche se non sono anche organismi, se la biologia, anche se i virus non sono non, organismi, ecco, ricordiamo. Ma a considerare <ride> esseri viventi queste particelle virali, diciamo. Ma noi queste particelle virali le abbiamo nel nostro corpo? Assolutamente sì. Eh, anche questa è una cosa che è stata scoperta veramente di recente. tutti sappiamo che in ogni nostra cellula c'è un, un genoma, quindi l'insieme dei nostri cromosomi. Beh, è stato scoperto che gran parte di questi eh, geni che noi possediamo sono di origine virale. Eh, addirittura noi normalmente possediamo dei cosiddetti virus endogeni umani, che se ne stanno lì tranquillamente all'interno del nostro DNA. E stanno tranquillamente, non si sa bene ancora se abbiano qualche funzione, però restano integrati diciamo, nel nostro genoma. Il 40% tra l'altro del nostro genoma deriva da frammenti di questi virus endogeni che si sono trasformati ma che sono rimasti all'interno del nostro genoma e che molti di questi hanno una funzione invece importante nel funzionamento della genetica, diciamo. Quindi noi portiamo dentro di noi proprio la storia evolutiva della vita. Questo è proprio un esempio di come ciascun essere vivente non è qualcosa di separato dagli altri, ma dentro ciascuno di noi abbiamo tutto l'universo vivente praticamente. Nel nostro genoma ritroviamo frammenti di tante altre specie. Ed è proprio questa la parola ecologica di oggi, viroma umano. Il viroma, il viroma. Che cioè, cos'è il viroma umano? Ecco, l'insieme di questi eh, frammenti virali che noi portiamo al nostro interno. E si è capito che in questi casi queste diciamo, infezioni, che ormai sono diventate naturali, che sono integrate col nostro patrimonio genetico, sono fondamentali per il funzionamento stesso della nostra macchina genetica ecco, de, de, del DNA. Quindi oltre al genoma, in realtà noi possediamo anche un viroma. <ride> Quindi i virus mio... sono entrati a far parte de della nostra evoluzione, è una coevoluzione. Eh, e anche questa è una cosa molto che, diciamo, che recentemente si è capita: che i virus non sono qualcosa di esterno a noi e che provocano solo malattie, ma è qualcosa che fa parte di noi e che serve a noi. Un Sono pochissimi come... i virus che determinano poi infezioni pericolose per l'uomo. Mm. Un po' come i batteri, si è sempre pensato che i batteri fossero lontani da noi, in realtà certo. il microbiota esatto. è un esempio di come ci sia un, un mondo esatto. un all'interno de del, del nostro siamo corpo. Siamo delle vere e proprie colonie. Siamo delle vere proprie colonie. Questo cambia molto le prospettive. Assolutamente. Anzi, se noi pesassimo le cellule originarie del nostro corpo e quelle invece delle cellule che ospitiamo, i batteri, eccetera, troveremo uno, uno sbilanciamento a favore degli ospiti. <ride> Quindi siamo veramente delle colonie viventi. I pipistrelli abbiamo detto che sono le rondini della notte. Sì. Perché, viene, perché, perché vengono hanno un po' lo così. stesso ruolo ecologico. Quindi sono migratori anche so, loro, e insieme alle farfalle, ricordiamolo perché esatto. eh, sono altri insetti che ci piace ricordare che, e di cui abbiamo parlato già nelle scorse puntate. Sì, 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 sì. anche i pipistrelli migrano e hanno tra l'altro una caratteristica molto particolare di essere sensibili eh, alla luce polarizzata. Cioè, Cosa quella, vuol dire? Quando noi mettiamo degli occhiali da sole praticamente siamo meno abbagliati perché eh, la lente filtra una parte diciamo, della, della luce solare e fa passare solamente alcune lunghezze d'onda non è esatto dire così, diciamo una certa fre frequenza. Fre frequenza ondulatoria diciamo in una certa direzione, cioè le lenti polarizzano, cioè eliminano certe lunghezze d'onda e ne fanno passare solo alcune, come un filtro diciamo, e i pipistrelli hanno questa capacità di intercettare di seguire la, le informazioni date dalla luce polarizzata del sole, una cosa molto molto particolare. Sono anche regolatori ecosistemici però? Assolutamente, in un ambiente in equilibrio eh, i pipistrelli hanno una dieta molto varia e che segue un po' i loro, le loro preferenze diciamo cibandosi di diversi tipi di insetti. Se uno di questi insetti prende il sopravvento per qualche motivo e quindi Equilibrio ecologico si rompe, beh, questi animaletti cambiano improvvisamente preferenze alimentari e si cibano in maniera preferenziale della specie eh, di insetti che è, eh, in, che, in ha portato, che è in eccesso, che ha portato a Quindi in, è, un in è un vero e proprio regolatore, un termometro proprio... anche della, della salubrità dell'ambiente, dell ed è un, sì, un bioindicatore molto importante della, della salute, anche e purtroppo soprattutto nelle nostre città, appunto, risente molto di, di fattori disturbanti, le luci, le, il traffico, l'inquinamento. Addirittura eh, si è visto che anche le pale eoliche possono produrre delle variazioni di pressione che determinano dei collassi polmonari in questi animaletti quando si passano vicino a queste grandi strutture. Poi siamo sempre abituati a vederli eh, appunto con questa allure negativa. In realtà sono dei piccoli volpini o esatto. dei piccoli topini eh, con, con sì. le ali, oggetto di studio per esempio di Leonardo. Assolutamente, tutti abbiamo in mente magari quei bellissimi disegni di ali dove lui progettava le sue macchine volanti ispirandosi proprio... a alla struttura dell'ala del pipistrello per esempio, quindi è, lui è stato proprio forse l'iniziatore della biomimetica, no? Di, perché era un grande osservatore, era curioso, osservava e certo. si, eh, lasciava ispirare dalla natura praticamente. Ci sono altri esempi di biomimetica che, eh, che possiamo adottare per, per raccontare il pipistrello e per imparare dal pipistrello. Sì, sì certo, sicuramente la, la sua capacità diciamo di eh, intercettare gli oggetti e di vedere gli oggetti tramite eh, l'ecolocalizzazione, quindi il sonar. Mm -hmm. quindi in un po' come eh, per il delfino. Un po' come per il delfino, sì, sì. Eh, Forse i primi sonar si sono proprio ispirati al, al, al pipistrello. Eh. E poi c'è una storia invece legata al bisturi. Ah sì, anche questa è una, una curiosità interessante, che diciamo, sono stati progettati dei bisturi eh, molto più affilati e efficaci, ispirandosi ai denti dei pipistrelli vampiro, eh, il cui morso è praticamente indolore, a causa del loro essere molto affilati e, e costruiti in maniera molto precisa, e molto attenta. C'è anche un'altra cosa, tra l'altro, legata alla saliva invece, dei pipistrelli, che contiene delle sostanze fortemente anticoagulanti e che può essere di utile aiuto nella prevenzione degli ictus. Bene, eh... Tante le storie legate ai pipistrelli, tante le, eh, diciamo, le intuizioni che possono arrivare eh, dai pipistrelli. e Le popolazioni native indiane come consideravano i pipistrelli? Dunque, eh, anche qui ci scontriamo con... Eh, ci meravigliamo un po', ecco, perché noi abbiamo, appunto, come si diceva prima, lo stereotipo negativo del pipistrello, ma in realtà non è, non è ovunque così e non è sempre stato così. Eh, per esempio presso gli indiani d'America il pipistrello era considerato come un essere capace di dare intuizioni, di vedere alla lunga distanza. Diciamo. Un po' la stessa cosa oggigiorno in alcune tribù africane. Si ha questa eh, percezione del pipistrello come una, un individuo lungimirante eh, che addirittura invita anche a vedere il mondo. In una prospettiva diversa. Quindi a testa in giù. <ride> a testa in giù. Eh già perché e delle sapende, volte è utile vedere eh sì. le cose da una prospettiva diversa. Eh sì, in lo insegnano anche i maestri eh, Yogi a creare dei, delle posizioni a testa in giù, proprio per esatto. vedere il mondo in, esatto. in Oltre che a migliorare, diverse. a favorire la circolazione, eh, certamente. <ride> certamente. E poi una cosa davvero curiosa, noi consideriamo i pipistrelli in Occidente degli animali eh, così negativi, comunque sì, legati sì, sì, sì. a un mondo non sempre di luce ma soprattutto di buio, in realtà in Oriente non è così... In Oriente è esattamente l'opposto, eh, sono simbolo proprio di, di fortuna, di buona novella, anche dovuto al fatto che l'ideogramma che li indica è proprio associato a questi due termini, insomma, della, della, della fortuna fu. e del fu, esatto. Il diagramma fu. fu significa sì. fortuna ma anche sì. pipistrello. Eh, esatto e Quindi c'è questa associazione. Addirittura vedere cinque tipistrelli è proprio un simbolo di buon auspicio. Di buon auspicio. Insomma, è un simbolo comunque di, di, di bellezza e ci offre anche appunto questa prospettiva nuova di guardare le cose eh, da un altro punto di vista. Eh, il famoso salto di specie lo possiamo esatto, leggere esatto. Anche, anche in, in questo, questo senso, senso, anche in questo senso qui, assolutamente. Quindi il concetto ecologico di oggi, salto di specie, l'abbiamo raccontato attraverso il pipistrello, quali altre letture possiamo, possiamo fare? Perché siamo giunti alla nostra rubrica dedicata ai libri. Sì, allora recentemente è proprio uscito un libro molto interessante di qualche anno fa, però è veramente interessante eh, che ha come titolo un termine che ora è, appunto, è, torna, è, è abbastanza di moda. di moda, che è spillover, che vuol dire proprio questo, insomma salto di specie, i biologi lo usano da molto tempo. Ci racconta in maniera molto interessante molti casi di questi salti di specie, eh, a partire dall'AIDS, altre, altre infezioni. Eh, ci racconta un po', in maniera molto devo dire eh, piacevole, nonostante certi argomenti, eh, però, la storia del nostro rapporto con, eh, con i virus e con le infezioni virali, che è ancora purtroppo troppo poco conosciuto. Io ricordo le parole di un grande microbiologo del secolo scorso che diceva proprio questo, che noi adesso cominciamo a capire qualcosa dei nostri rapporti con i batteri, con i funghi o con i protozoi, eh, però ignoriamo quasi del tutto il nostro rapporto con i virus. E queste cose le diceva negli anni 60 del, del secolo scorso. E purtroppo questa cosa si è dimostrata vera, insomma di quanto ah, sì. la nostra ignoranza e non comprensione di cosa rappresentino questi virus per noi e per um che ruolo hanno nel, nell'ecosistema ha portato poi a dei drammi come quello che, che stiamo vivendo poi alla fine. Anche se devo dire, molti ricercatori già nel 2005, nel 2006, poi. A uh, più riprese, Sono, hanno scritto più volte sulle riviste scientifiche della portata di Nature o di Science di come il comportamento umano e il commercio, per esempio, di pipistrelli rappresentava un rischio e paventavano una possibile pandemia. Già 10-15 anni fa, insomma. Mi piace sottolineare il fatto che, eh, quanto lei stava dicendo prima, eh, quando non conosciamo qualcosa ne abbiamo paura e quindi è importantissimo anche eh, informarsi, leggere, documentarsi su, oh, per esempio, in questo caso i pipistrelli e eh, non rintanarsi dietro alle paure. Tra l'altro, se posso aggiungere una cosa a questo proposito, mi viene in mente. Un piccolo esperimento di sociologia che era stato condotto con alcuni studenti universitari eh, facendo osservare a questi studenti delle foto di animali in via di estinzione e ovviamente c'era il panda, il, la rondine e altri animali che hanno avuto un punteggio molto molto elevato. Il pipistrello eh, si è trovato proprio in fondo alla classifica. Insieme al ragno praticamente. Quindi, al dire anche che a volte le nostre sensazioni emotive condizionano la nostra tendenza a interessarci di più per la scomparsa di un essere vivente piuttosto che un altro, insomma. Poi, alla fine, poi si è visto che quando si incontra realmente un essere vivente eh, si cambia spesso opinione. opinione, e questo vale anche per i pipistrelli. Ma forse vale anche per gli esseri umani. E vale anche, questa è <ride> l'ennesimo inseg insegnamento. Grazie al nostro ecoprofessore, grazie a voi per averci seguito. Appuntamento alla prossima Ecologica Trasmissione. Si è ciò di cui si cura.